Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sul canale e oggi siamo qua per commentare Inter, Real Sociedad di Inter, una partita appena finita, quindi commento a caldo e una partita che onestamente mi lascia abbastanza senza parole perché l'Inter fa una bruttissima partita venendo surclassata dalla Sociedad per 80-85 minuti, solo gli ultimi 5-10 minuti abbiamo avuto una reazione. Ma dico inspiegabile perché vedendo le prestazioni delle prime quattro, tanto entra mio fratello, vedendo le prestazioni delle prime quattro, se vuole dire qualcosa anche lui, comunque è stato qua varie volte sul canale, ma dato che dice talmente cazzate che ho deciso di espellerlo. Viste le prime quattro prestazioni Io do solo le dell'Inter. pagelle, poi Ok, non dico aspetta. niente. Visto che in questa prestazione l'Inter non ci si aspettava un retrofront così, l'unica spiegazione che si può Retrofront. dare, l'unica spiegazione che si può dare è data dai 5 cambi fatti rispetto al derby e poi ovviamente giochiamo contro un avversario molto valido, in uno stadio molto caldo e difficile e Salisburgo intanto ha battuto 2-0 il Benfica, quindi la prossima partita che penso sarà contro il Benfica sarà già un crocevia importantissimo per il girone. Un girone equilibrato, fatto di squadre di livello simile che in molti magari pensavano potesse essere facile, invece è veramente difficile, ha dimostrato anche il risultato che ha fatto il Salisburgo a sorpresa, quindi ci sarà da stare veramente attenti ed affrontare le partite con la massima concentrazione. Certamente questa partita fa pensare, ci fa capire che Siamo scarsi. dobbiamo stare con i piedi per terra e lavorare partita per partita adesso testa all'Empoli, che non è facile. Adesso proviamo a ragionare più sugli individui. Mi dà le pagelle, allora. Sommer 7. Sommer Migliore 7 che ci dell'Inter. salva con una parata Più incredibile. di una. Qualcuno gli dice qualcosa sull'errore di bastoni, ma per il Pavard 6 resto. più. Pavard, sì, sei anche se sei 6 e mezzo, sì, sei più ci sta, fatto bene. Devrai 6 più. Anche se è Sì, mezzo. anche lui. Sia De Vrij che Pavard hanno gestito abbastanza bene la difesa, anche sotto pressione, hanno fatto delle belle chiusure. E è mancata un po' la qualità nell'impostazione, ma anche per scarsissimo movimento da parte di tutti. No, Bastoni 1,0,5. Bastoni 4, 4 e mezzo, ha fatto un errore incredibile. Lo dicevo io che il Ci miglior difensore può. dell'Inter è De Vrij, Ci però può stare l'incompetente mi dava ragione. uno dei primi errori che Bastoni fa di quel tipo, cioè in impostazione, di solito coi piedi lui è Ma non è una bravissimo, storia di ovviamente piedi, è una storia di ha essere perso stupidi. la... Sì, vabbè, con la palla ai piedi comunque lui è molto lucido sempre, in quel caso lì non lo è stato, abbiamo preso gol per un suo grave errore, però vabbè, non c'è Dumfries, male. 5. Dumfries 5 più, diciamo che a tratti nel primo tempo dava qualcosa in più a livello di fisicità, riusciva a prendere qualche palla, però molto limitato. 5 più, sì, dai. Carlos Augusto, 6 meno. Sì, 6 meno. Un giocatore per me è bravo, una partita difficile come quella di oggi, qualcosina di buono è riuscito a farlo, ma comunque in difficoltà come tutti. Barella, 5, si deve vergognare. 5 più, qualcosina lui ce lo mette sempre, ma più Cosa negativo. ci ha messo? Ha recuperato qualche palla, comunque così. Mkhitaryan. Invisibile, figa. 5 più 5 e anche mezzo, lui. 5 più. Aslani come Mkhitaryan, 5 e mezzo. Speriamo che sto ragazzo, boh, magari deve giocare partite inizialmente più morbide, perché oggi è stato difficile per tutti, per uno come lui Sì, ancora ma di poi più. appena prende Spero non sia giallo con penalizzato l'Inzaghi, da figlia questa tua. prestazione, anche se probabilmente sarà così purtroppo. Arnautovic 4 e mezzo, 5 meno, 5 Arnautovic, meno. ragazzi, non ha azzeccato assolutamente nulla, una sponda, cioè, veramente, quando è entrato Thuram, con le due o tre cose che ha fatto, mi sembrava di vedere tre categorie diverse. Il cap Lautaro Martinez strappa al 6 praticamente all'ultimo minuto, ma prima partita da 3, 3 e mezzo, dopodiché col gol che ci fa Sì, prendere un capelli punto gli che. diamo 6, giusto per Sì, quello. Lautaro anche lui, essendo fuori dalla partita, i pochi palloni che ha toccato, ha veramente fatto brutte cose, anche a livello di qualità, non da lui, però il campione si vede anche in quei momenti lì, alla fine ci ha salvato il culo. Grazie, Toro. Thuram Sì, anche per me. e
sei e mezzo, comunque uno dei più Turam è entrato positivi. bene con Estro e peccato per quando ha scivolato lì perché avrebbero l'occasione, però si è guadagnato dei falli, ha fatto Frattesi bene. fa un assist dove voleva tirare, la palla sarebbe finita in Si è rimessa recuperato un paio laterale. di palle, dai, un 6, 6 più E sullo strappo, 6 più, sì. sì, sei più così. Di Marco, anche lui secondo me è abbastanza positivo, sei più. Sanchez è un confusionario, però va bene idea Ma 6 perché ci sì. sta simpatico. Erminio. E Sì, Acerbi vabbè, anche, entra senza voto. sempre, sempre ordinato, 6. Ci sta, forza Inter. Voto a mister Inzaghi. Ha cambiato La prepara troppo, Mara a sì. quanto pare, perché abbiamo fatto ridere al cazzo, Io però. sono d'accordo con la difesa che ha schierato. A centrocampo, vabbè, è stato costretto a mettere Aslani, quindi poi non se l'è sentita di fare cambi. Non avrei fatto esordire Arnautovic in una partita del genere. Thuram è una stata di forma incredibile, Anche probabilmente non Pavard doveva non aveva mai giocato, confermarlo. No, però Pavard non è vabbè. stato giusto, perché comunque aveva un Sì, giocatore di ho visto, esperienza però vabbè. totale. E basta. Sì, Poi ci sta abbiamo. perché Io l'Armiano spero non ha solo che giocato quattro. non ci stiamo iniziando a specchiare. Iniziamo a tirarci come abbiamo fatto 2 anni fa. Almeno 2 anni fa abbiamo fatto a marzo, se iniziamo già a settembre. Non abbiamo fatto un cazzo, abbiamo vinto quattro Stavo dando i voti partite. all'allenatore Simone Inzaghi, che ho preso anche giallo. Allenatore E non Simone deve fare questo Inzaghi, errore. voto 5, figa. 5 e mezzo perché la mezza è aggiustata con i cambi alla fine, tutto sommato. Poi il demone di Piacenza, comunque mi sta simpatico. Intanto mi sto togliendo le calze. Ah! E chi è che c'è ancora? Inter in generale, voto direi oggi un 5 più. Se non fosse per E il pareggio, veramente imbarazzanti, cioè per basta. 85 minuti siamo stati mangiati dalla società, cioè è stata una roba E viva il allucinante. popolo basco e viva la sinistra internazionalista. Oh no, mi dissocio da queste cose politiche, qua si parla solo E viva la di Real Sociedad, e calcio. viva l'Atletico di Bilbao. Altro che E Inter. viva gli operai, viva gli operai e viva la libertà, il resto faccio dire a voi. Detto questo, ripeto, non iniziamo a montarci la testa. Io non so da cosa sia dovuto, ci possono essere diversi fattori, anche se difficilmente mi spiego questa prestazione indegna. Però non abbiamo fatto nulla. Questa volta ci deve insegnare che ancora non siamo nulla, che ancora non abbiamo fatto nulla, che dobbiamo mangiare tanta di quella merda prima di crederci qualcuno che neanche immaginiamo. Testa all'Empoli, che ha cambiato allenatore, c'è Andrea Azzoli, c'è grande determinazione, devono vincere per forza. Non sarà una partita scontata. Non andiamo là con la cresta alta come i galli, se no faccia alla fine che rischiamo di fare stasera. Occhio, occhio. Forza Inter sempre. Ciao ragazzi.